Buongiorno, conferenza di vigilia di Crotone Vicenza. Mister Marino a disposizione delle vostre domande. Due domande a testa direttamente senza aspettare il giro. Facili, per favore. Salve mister, Vincenzo Montalcini, il quotidiano FC Radio. Siamo in un periodo molto particolare, soprattutto per lei, in cui da una parte c'è la necessità di iniziare un progetto tecnico come vuole lei, dall'altra manca un po' di tranquillità, soprattutto magari nella costruzione dal basso, per il periodo insomma molto molto particolare. Come si fa a trovare un equilibrio insomma tra queste due cose? Poi arriva il Vicenza, una partita da vincere a tutti i costi, per cercare insomma di piano piano di guadagnare anche fiducia, ma soprattutto posto in classifica. Sì, beh, detto bene, quando ci sono periodi chiaramente negativi, come è quello del Crotone, perché in 13 partite il Crotone, i numeri sono questi, ne ha vinte solo una, è normale che la palla diciamo pesa un po' di più, ecco. Però noi dobbiamo cercare di evitare quello che è successo l'ultima partita, perché non c'è stata reazione come la prima parte di gara, che secondo me, fino a quando non abbiamo subito gol, la partita era stata interpretata bene, avevamo creato anche i presupposti per far gol, siamo arrivati bene negli ultimi metri. Poi abbiamo reagito, diciamo così, a sprazzi, non c'è stata lo sviluppo di gioco che c'era stato nella prima parte, e questo è sbagliato, perché noi non possiamo in questo momento, alle prime difficoltà, fare passi indietro come prestazione, ecco. Io ho detto prima della partita che questa squadra, dal punto di vista caratteriale, le prime due che ha fatto ha reagito bene col Monza, che abbiamo preso gol subito dopo un quarto d'ora, e siamo stati in partita, non ci siamo disuniti. Nel secondo tempo abbiamo incrementato un po' di più il ritmo dell'azione, lo sviluppo del gioco, però l'ultima sicuramente abbiamo fatto qualche passo indietro. Adesso arriva la possibilità di riscattarci soprattutto del secondo tempo di Perugia, e lo dobbiamo mettere in pratica, perché insomma non è più tempo di parlare, ma è più di fare fatti, di agire, perché è un momento che non si può protrarre ancora nel tempo, perché le settimane passano e noi dobbiamo cominciare a pedalare facendo punti. Mister, buongiorno. Contini e Mogos come stanno? Se li recupera? E in generale la squadra, se c'è qualche acciaccato, se ha tutto lì a disposizione? A parte questi due che ha detto lei, gli altri sono tutti a disposizione. Mister, la prima domanda è un po' cattiva, ci vuole, però siccome l'ho sentita post gara, l'ho risentita oggi, quello che è successo a Perugia. Ma a Perugia che cosa è successo? Perché quello che non abbiamo capito è come mai questo percorso di crescita che avevamo visto iniziato si è così brutalmente interrotto. Poi la seconda domanda gliela faccio dopo questa risposta. No, quello l'ho già detto in pratica, noi abbiamo subito dal punto di vista psicologico una mazzata, non, questa volta non siamo riusciti a reagire come è successo l'ultima partita col Monza. Ripeto, ed è un errore, perché dal punto di vista caratteriale dovevamo continuare a fare quello che avevamo fatto per i primi 35 minuti. Questo a poco ci siamo un po'. C'era frenesia di voler riprendere la partita, ci sono stati tanti errori tecnici, abbiamo dato la possibilità agli avversari anche qualche volta di rendersi pericolosi. Quindi è un problema soprattutto di testa, perché una squadra che fa, diciamo così, la partita col Monza in una certa maniera, soprattutto nel secondo tempo, la prima parte di gara. Credo che il Perugia abbia avuto una sola opportunità, un colpo di testa su una palla lunga, insomma, e noi avevamo avuto anche alcuni palloni importanti, diciamo, da sfruttare meglio, chiaramente. E dopo c'è stato un calo di tensione che, ripeto, quando le cose non vanno bene capita anche qualche attimo di scoramento che, ripeto, non possiamo più permetterci. Quindi bisogna reagire in maniera diversa quando si prende qualche schiaffo. Questo c'è stato, una reazione non positiva come quella che era successo la settimana prima, ripeto, ma noi a questo punto dobbiamo lavorare. Se dal punto di vista caratteriale abbiamo dimostrato che non siamo stati bravi l'ultima partita, noi come staff, come tutto, dobbiamo cercare di aiutarli
anche dal punto di vista psicologico, perché questa squadra in questo momento è in difficoltà di classifica ed è sicuramente dobbiamo trovare quella continuità che abbiamo avuto quasi con tutta la partita col Monza, dopo la prima mezz'ora di Frosinone, dobbiamo cercare di averla almeno per 70-80 minuti. Mister, quando le cose non funzionano, uno non solo cambia anche gli uomini, ma cambia anche la squadra come sta in campo. Sta valutando anche delle modifiche al 4-3-3, cioè fondamentalmente alla fase di attacco, che è troppo dipendente dai due esterni. Nel caso in cui non funzionassero, come a Perugia, ha pensato a qualche modifica? Se possiamo vedere un Crotone, cioè c'ha in testa anche un possibile Crotone diverso in fase offensiva? A Perugia, voglio dire, ho detto prima che siamo arrivati quando la squadra ha giocato, non si tratta di uomini o di moduli, quando abbiamo giocato siamo arrivati negli ultimi metri, poi chiaramente bisogna essere più cinici, bisogna sfruttare meglio le opportunità, perché noi siamo arrivati spesso negli ultimi metri e spesso abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio o l'ultima scelta, per essere precisi. Quindi su questo bisogna migliorarsi, e poi i numeri, se poi facciamo o commettiamo delle disattenzioni, cosa c'entrano i numeri, per esempio, e poi si perdono le partite. Ma diciamo quello che ho detto prima, la squadra secondo me ha espresso un buon calcio a prescindere dal sistema di gioco, non è che, perché poi per esempio col Frosinone la prima mezz'ora che abbiamo giocato con due punte vicine non l'abbiamo mai vista, no? Perché ci vuole anche un equilibrio soprattutto in mezzo al campo, creare densità, visto che poi noi questo centrocampo che abbiamo è più facile che questo centrocampo si possa giocare a tre, visto che abbiamo in organico tante mezze ali validi, e quindi se giochi con una mediana a due, lasciare fuori giocatori importanti non è, diciamo così, è deleterio per la nostra qualità del gioco, per cui è il cane che si morde la coda. Se uno può fare determinate cose, però deve sfruttare al massimo le qualità degli uomini che abbiamo a disposizione, soprattutto degli uomini che hanno più esperienza in un momento di difficoltà. Mister, Procolo Guida, Crotone Informa, Radio CRT. E c'è proprio in questa ricerca dell'equilibrio, no? Deve essere un obiettivo quello di non prendere innanzitutto gol. So che la sua filosofia di calcio, in maniera propositiva, dice altro, no? Anche storicamente. Ma c'è un momento in cui anche mister Marino dice: qua proprio il primo obiettivo è non prendere gol, visto che questa squadra li ha sempre presi. Il primo obiettivo su cui stiamo lavorando, però se andiamo a vedere l'organizzazione difensiva, secondo me sono gli episodi che, se andiamo a vedere i gol che abbiamo preso le ultime partite, sicuramente sono errori individuali che si possono commettere, e quindi non è l'obiettivo è quello di non prendere gol, perché l'obiettivo è quello di avere equilibrio nella squadra, di non subire ripartenze come è capitato spesso. Magari negli ultimi tempi i ragazzi sono più concentrati e noi ripartenze pericolose non abbiamo preso in queste partite, o quantomeno siamo stati sempre in superiorità numerica rispetto agli avversari. Quindi qualche miglioramento in questo senso, però ripeto, noi dobbiamo alzare il livello di attenzione, perché spesso i gol che si subiscono sono frutto a volte della bravura degli avversari, che magari sono bravi a anticipare, ma nell'ultimo periodo diciamo che ci sono errori che sicuramente dobbiamo per forza, se vogliamo migliorare, eliminare, ecco. Quindi da questo punto di vista l'obiettivo mio, come di tutti, è quello di non prendere gol, perché siamo convinti che poi magari il golletto riusciamo a farlo, no? E quindi lavoriamo su questo, lavoriamo sull'esercitazione per aumentare l'attenzione, lavoriamo soprattutto sull'equilibrio di squadra.
glielo chiedevo proprio perché anche nel momento più buio, anche nel secondo tempo di Perugia, quello che appare a noi osservatori è che non abbiamo difficoltà fisiche, cioè la squadra non è in balia degli avversari, ma quasi mai dal punto di vista fisico, ma dalla ferocia. Come si allena la ferocia, mister? Allora, bisogna spingere, nel senso che si allena, si può allenare, si deve allenare, perché dobbiamo mettere qualcosa in più rispetto agli avversari, a volte anche questioni di caratteristiche, no? Di giocatori, che dei singoli giocatori, però dal punto di vista del collettivo dobbiamo avere l'equilibrio giusto per coprire bene gli spazi. Coprendo gli spazi sicuramente si aiuta a stare vicini, si aiutano i compagni a raddoppiare, e di conseguenza viene in automatico questa ferocia agonistica. Dal punto di vista della condizione fisica, la squadra l'ho trovata allenata bene, come ho sempre detto, e quindi anche abbiamo visto le ultime partite, alla fine abbiamo fatto sempre il secondo tempo migliorato rispetto al primo, quindi siamo andati sempre in crescendo da questo punto di vista, e anche nelle difficoltà, diciamo, che non abbiamo avuto continuità di gioco, non siamo una squadra che rischia molto, nel senso che come occasione, se andiamo a vedere, anche non giocando un buon secondo tempo, il Perugia non è, ha tirato una punizione importante da 30 metri, poi ha avuto un'occasione, qualche apprensione più che occasione limpida, il nostro portiere non è che ha fatto tutte quelle parate, insomma, per cui la squadra sotto certi aspetti ha reagito, però è normale che dobbiamo fare molto molto di più, perché quello, i numeri dicono che quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo alzare il livello di attenzione, dobbiamo alzare i ritmi, l'aggressività, la ferocia agonistica, che a sprazzi l'abbiamo visto, ma la dobbiamo trovare con una certa continuità, e soprattutto dobbiamo cercare di liberare la mente, dobbiamo pensare a giocare, a fare la nostra partita, perché abbiamo in organico, adesso che hanno recuperato alcuni giocatori, una buona qualità, e quindi dobbiamo migliorare nel gioco, dobbiamo migliorare negli ultimi metri e non sbagliare le scelte. Salve mister, proprio all'ultima affermazione che lei ha fatto, abbiamo una buona qualità che dobbiamo migliorare, questo miglioramento avverrà breve, nel breve periodo, medio, o si prospetta un periodo piuttosto lungo? E poi le prossime tre partite sono una grande occasione per il Crotone, perché arrivano tutte e tre nello spazio di 9 giornate, ma ne gioca due in casa e uno in trasferta, Vicenza, Ternana e poi Spalla. Ecco, iniziando dal Vicenza, che è una squadra che ha accumulato finora 12 sconfitte, ed è una squadra che le ultime tre sconfitte le ha fatte di seguito, nelle ultime tre partite. È difficile affrontare una squadra del genere, perché non si sa dove va a parare nel corso della partita pur di fare il risultato. Ah, per quanto riguarda il miglioramento, noi lavoriamo per migliorare subito, anche perché la classifica dice questo, dobbiamo cercare di sbrigarci a trovare gli equilibri giusti e fare più fatti e meno chiacchiere, insomma, questo è il punto. Per quanto riguarda il Vicenza, è una squadra che non gli gira bene niente, perché anche l'ultima partita hanno fatto una grande partita, hanno preso 3 pali, hanno sbagliato un rigore contro il Brescia, non meritavano sicuramente, da quello che si è visto, chi ha visto la partita non meritava sicuramente di perdere. Adesso, se noi pensiamo che è una partita facile, abbiamo sbagliato tutto, quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo questa partita. Noi guardiamo di partita in partita, non possiamo pensare alle altre, quindi dobbiamo partire questo ciclo di partite col piede giusto, ecco, con quello che voglio vedere, il miglioramento della prestazione, perché migliorando la prestazione è chiaro che è più facile ottenere risultati. Su questo non ci piove, ecco, quindi dobbiamo prepararla bene, un avversario che è sotto di noi, quindi noi non stiamo messi bene, gli avversari anche loro non sono stati molto fortunati in tante partite che ho visto, come noi, perché noi purtroppo nell'arco di una partita ci sono tanti errori che facciamo noi, che fanno gli avversari, però in questo periodo ogni errore che noi facciamo paghiamo, questo è un dato di fatto, per cui dobbiamo diminuire la percentuale di errori.
Buongiorno mister, lei è arrivato qui il 29 di ottobre, se non ricordo male, siamo quasi a un mese della sua gestione. A che punto è il percentuale, il livello di impossessamento generale dell'ambiente, dello spogliatoio della squadra? Ah, io dico che siamo a buon punto, nel senso che i ragazzi capiscono, diciamo, apprendono, cercano di mettere in pratica quello che facciamo, cominciamo a conoscerci meglio, il ritiro ha aiutato anche questo, di capire le esigenze, di cercare di mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. E quindi secondo me da questo punto di vista non ci sono problemi, perché già dai primi giorni i ragazzi hanno voglia, sono dispiaciuti per quello che per come stanno andando le cose, e sono i primi a voler uscire da questa situazione. Ma lo dico con convinzione, anche se poi magari la voglia ci attanaglia, nel senso, nel secondo tempo di Perugia c'è stata un po' di frenesia in più per cercare di rimettere a posto le cose, ed è stato, secondo me, rispetto al primo tempo, deleterio, ecco, questa voglia. E a volte abbiamo commesso degli errori tecnici che in genere questi giocatori, questa squadra non commette, ecco. Quindi da questo punto di vista credo la crescita c'è, i ragazzi lavorano con impegno, adesso dobbiamo fare i fatti, dobbiamo i frutti del lavoro settimanale, bisogna che si cominci a raccogliere. Un paio di minuti fa lei parlava, rispondendo al mio collega, di un'organizzazione difensiva soddisfacente, che però fa a pugni con quello che sono gli errori individuali e anche un po' con la bravura degli avversari, ma probabilmente, questa è la mia considerazione, bisogna tener conto anche di una cifra tecnica dei ragazzi del Crotone, che non sono elevatissimi, perché se si continua a fare quegli errori probabilmente c'è anche questa componente. Come si lavora, su quali tasti sta picchiando lei per evitare che si abbassi la concentrazione? Perché visto che non c'è una grande cifra tecnica, allora bisogna eliminare tutto. Ma io credo che il lavoro e l'equilibrio di squadra deve cominciare a dare frutti, perché si devono eliminare questi errori, ecco, dobbiamo commetterne, impossibile non commetterne, perché lo fanno tutti, anche squadre di categoria superiore, però diciamo, dobbiamo cercare di limitarli il più possibile e cercare di avere come mentalità, se un mio compagno sbaglia dobbiamo essere bravi a riparare, diciamo tra virgolette, l'errore del compagno, di una certa collaborazione che ci vuole. Noi purtroppo, come ho detto prima, è vero che commettiamo tanti errori, anche i nostri avversari ne commettono, ma noi dobbiamo essere più bravi a sfruttare gli errori degli altri e soprattutto cercare di diminuire quelli nostri. Certamente a volte si vuole strafare, si sbaglia, a volte la tensione che c'è per il momento che stiamo vivendo sicuramente non aiuta molto, ma noi diciamo, questi ragazzi hanno bisogno di aiuto e noi dello staff ci stiamo prodigando per cercare di trasmettere un po' di serenità nella testa, che poi si arriverà, sono convinto, al momento che si gioca con la mente sgombra, con la mente libera, e le cose diventano semplici anche nelle giocate, perché magari in questo momento la palla è più pesante, quindi deve applicare di più per fare certi passaggi, certi movimenti, magari giochi troppo in sicurezza, magari senza forzare le giocate e diventiamo magari prevedibili. Ecco. Per questo motivo io dico che noi dobbiamo stare vicino alla squadra, perché sono loro che vanno in campo, sono loro che hanno bisogno della tranquillità per cercare di fare meno errori, sono loro che sicuramente faranno di tutto per uscire da questo momento di difficoltà. Mister, buongiorno. Danilo Roberto, Calabria 1 TV. Volevo chiederle, lei parla spesso di problemi psicologici, di mente che deve essere sgombra, ma le chiedo in maniera molto cruda, ma Salvatore Molina in questa squadra ci vuole stare? Io non mi piace parlare dei singoli, perché in questo momento Molina ha fatto qualche errore e abbiamo sempre pagato, insomma, ogni volta che fa un errore lui l'abbiamo pagato, come domenica, come l'ultima partita quando è stata, però
ripeto, il giocatore Molina è un professionista serio, un professionista che si allena bene, e quindi mi dispiace che in questo momento magari diciamo è nell'occhio tra virgolette del ciclone, diciamo così, ha avuto qualche difficoltà, inevitabile, però sono convinto, siccome è un giocatore del Crotone e lui è da tanti anni che qua è il primo dispiaciuto quando sbaglia, ma nessuno può dire che non si impegna, nessuno può dire che si allena al 100%, è un grande professionista. Qualcuno diceva magari la domanda sua è perché ci vuole stare in questa squadra, nel senso è la volontà di rimanerci. Cioè, sembra, rispetto alla scorsa stagione, e siamo oggi in una categoria inferiore, c'è un peggioramento? No, ha avuto qualche periodo non come l'anno scorso, magari che ha giocato meglio, però purtroppo può capitare un periodo negativo, e che non è neanche fortunato in questo periodo, però ripeto, è un giocatore del Crotone, e il Crotone ha bisogno di questo giocatore, quindi io soprattutto col mio staff, a chi diciamo può avere qualche difficoltà, dobbiamo aiutarlo a ritrovare la serenità giusta, che lui fra l'altro non è un ragazzo che si intimorisce nelle difficoltà o si condiziona magari se in questo momento non è visto bene dal pubblico o cose varie. Lui ci darà una mano, e questo ne sono convinto, e noi ne abbiamo bisogno. Dobbiamo gestirlo bene, perché adesso ci sono 3 partite in pochi giorni, abbiamo bisogno di tutti, ecco. E secondo me, come c'è sempre una frase che dice, l'amico si vede nei momenti del bisogno, in questo momento sicuramente qualche pacca sulla spalla in più, diciamo così, ne ha bisogno lui, nel senso che sa che qualche volta ha fatto qualche errore, ma sa che è sempre a disposizione a lottare per la maglia del Crotone. Non è vero, qualcuno diceva magari voleva andare via, sono tutte falsità, perché lui si allena, secondo me ci darà una mano, lui come tutti. Io posso parlare in questo momento come impegno, non ho nulla da dire ai ragazzi, perché chi gioca e chi non ha fatto nessun minuto, quando, ma non so, magari voi avete visto gli allenamenti qualche volta, vanno a mille, si impegnano tutti, nessuno si tira indietro, nessuno si lamenta se lavoriamo poco, se lavoriamo troppo, e quindi da questo punto di vista il gruppo sta lavorando bene. E per concludere, ritornando a quello che lei ha detto di mente sgombra, problemi di testa, qual è la nevrosi? Cioè, qual è la preoccupazione che magari è insita dall'inizio di campionato? No, l'inizio di campionato è già, non parlo perché non so come, diciamo, come sono andate le cose, però quando poi purtroppo le cose non vanno bene, non è solo qua, è dappertutto, anche in squadre dove ci sono campioni importanti, quando ci sono difficoltà sicuramente la serenità non aiuta, ecco. Quindi in questo momento dobbiamo ritrovare la serenità, la medicina migliore sicuramente è una vittoria, per cercare poi di ripartire in una certa maniera, per giocare meglio, perché in questo momento stiamo lavorando, stiamo facendo, diciamo così, intraprendendo un nuovo percorso, e quando si lavora, diciamo, e la palla comincia a essere più veloce, a girare più veloce, certamente diventiamo meno prevedibili e possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo espresso finora. Chiudere? Sì. Mister, lei ha disponibili 6 difensori di ruolo, però nella sua difesa a 4 preferisce un centrocampista, perché? Come quarto difensore. Ma perché forse sono tutti difensori centrali. Beh, però un centrocampista è una cosa, un difensore, anche se centrale, sempre uno che ha un flusso logico da difensore, ecco, questo è il concetto. Sì. Questo per chiarire, non è un appunto. Ma infatti noi abbiamo adattato anche in qualche partita Nedelcerà o terzino, l'abbiamo già fatto, ed è comunque un centrale, può ricoprire il ruolo, l'unico forse che ha le caratteristiche per poter ricoprire il ruolo sulla fascia, quello che dice lei
è difficile mettere un difensore centrale con una struttura fisica di un certo tipo sulla fascia, trova gli attaccanti esterni in genere sono brevilini quando ti puntano con la struttura che uno ha come difensore centrale è un problema grosso. E per quanto riguarda quello che dice lei, perché il discorso alla fine ricade sempre sullo stesso giocatore che in questo momento è diciamo così, cade sempre là, ma non è quando giochi da esterno di centrocampo nella difesa 3, nella fase difensiva fai sempre la diagonale da terzino, quindi non è che cambia così tanto la fase difensiva deve fare, non è un centrocampista esterno che ha le coperture dietro non c'è nessuno, deve arrivare un centrale, per cui quando giochi con la difesa 3 c'hai Molina sull'esterno, in fase difensiva deve fare la diagonale sempre da terzino, deve rientrare sempre negli ultimi metri, quindi non è un centrocampista offensivo che lo mettiamo a fare il terzino, questo volevo specificare.